mi scuso, ma domenico avevamo fatto un piccolo incontro, mi aveva puntualmente raccontato quello che era il contenuto prezioso di questo documento e di questa riflessione che è stata presentata oggi. Io davvero due flash, due riflessioni, perché l'ora è tarda e voi avete giustamente il diritto di tornare all'interno delle vostre case, delle vostre famiglie. Prima considerazione, mentre ascoltavo gli interventi di chi mi ha preceduto, ho provato a mettere in fila i momenti in cui ho aspettato, e lo dico come rappresentante istituzionale, come rappresentante politico, ho aspettato che arrivasse una norma, una legge, una modifica della Costituzione, ho aspettato qualcosa che mi permettesse di lavorare secondo un modello di condivisione, secondo un modello di coprogettazione, secondo un modello che permettesse innanzitutto alla scuola di avere degli strumenti. E mi sono resa conto che nel fare questa riflessione all'interno della mia mente di quanto tempo avessi aspettato, mi rendo conto che ho aspettato tanto. E mi rendo conto che se io penso agli strumenti che oggi stanno per essere messi in campo, sono un po' preoccupata, ma non solo per i decreti della buona scuola, dove mi sembra che in qualche modo si sia iniziato bene, e mi sembra che oggi questo iniziare bene non sia seguito da un approfondimento successivo di analisi, di valutazione, di incrocio, ahimè, lo so che questo fa male quando ce lo diciamo, di incrocio di dati, ma se noi pensiamo, lo ripeto ancora una volta, ve l'ho detto in tante altre occasioni, ma mi piace ripeterlo, quando parliamo di dispersione scolastica usiamo degli indicatori che non ci danno la reale dimensione della dispersione scolastica, per un semplice motivo, perché i dati delle banche dati che noi abbiamo a disposizione sono dati che non dialogano. Allora, ho aspettato tanto tempo che arrivassero strumenti che mi permettessero di lavorare nel modo che credo sia giusto, nel modo che credo sia importante per la nostra scuola, e mi rendo conto che questo tempo è un tempo che continua a non arrivare, e vi dicevo, non solo per la nostra scuola, ma anche per quello che sarà contenuto della modifica del titolo quinto, perché la distanza in quella filiera che oggi è la filiera sulla quale si sta investendo, si sta ragionando anche tanto, che è la filiera dell'istruzione, della formazione, delle politiche attive del lavoro, è una filiera che sarà spezzettata, che non si capisce bene chi faccia che cosa. E quindi ancora una volta, di fronte alla domanda del chi fa che cosa, lo dico come rappresentante istituzionale, ci troviamo di fronte a una situazione nuova e complicata. E allora, poiché io credo che il tempo dell'aspettare sia un tempo che alla fine ci porta, prima è stato usato il termine, è usato un altro termine che non mi ricordo come dire, basta, un tempo andavo nel collegio docenti, avevo una certa grinta, una certa voglia di cambiare, oggi non ho più questa grinta e lascio che le cose vadano avanti, e quindi lascio che vadano avanti il fatto che nella mia classe ho una categorizzazione degli alunni e non ho la possibilità di immaginare che ho tanti alunni con un progetto di vita, con un progetto di scuola per ognuno di loro. E allora, se è vero che questo tempo dell'aspettare è un tempo che in qualche modo personalmente mi frustra, personalmente non mi dà le soddisfazioni, non mi dà le prospettive che vorrei immaginare, che immagino e penso per il sistema della scuola, io credo una cosa. Credo che le cose che voi avete scritto nel manifesto, i punti che sono stati citati, sono i punti di forza. E quindi partiamo con quello che abbiamo, facciamo con quello che abbiamo, cerchiamo di ottimizzare le cose che noi abbiamo a disposizione e proviamo ad immaginare se dobbiamo smettere di aspettare che arrivi qualcosa. Certo, c'è un tema delle risorse, certo c'è un tema contrattuale, certo c'è un tema di organico, sicuramente. Ma intanto noi siamo qua e continuiamo ad aspettare che arrivi qualcosa che in qualche modo non ci arriva e che non ci dà quella soddisfazione, non ci dà quella forza per poter immaginare un sistema che in qualche modo ci veda partecipi, ci veda protagonisti. Bene, la chiudo perché potremmo aprire una seconda puntata. Iniziamo a fare con quello che abbiamo. Lavoriamo con quello che abbiamo a disposizione. Partiamo con quei punti di forza.
E proviamo a immaginare, ad esempio, il tema con il quale ci stiamo misurando in questo periodo di tempo, che è il tema dell'educazione degli adulti. Immaginiamo che la nostra regione, da questo punto di vista, ha saputo lavorare bene, che ha prodotto delle progettualità, ha permesso a molti progetti di vita di realizzare un percorso che prima non erano in grado di realizzare. Bene, partiamo da quello che abbiamo e all'interno delle nostre dimensioni, all'interno delle nostre strutture, cerchiamo di ottenere quello che crediamo sia giusto e quello che crediamo debba essere condiviso per avere una scuola che ci piaccia, per avere una scuola all'interno della quale proviamo a far star bene i nostri studenti, i nostri ragazzi, ma all'interno della quale proviamo anche a star bene noi, perché diversamente non riusciamo a lavorare. Grazie.